È a Palazzo Chigi dal giugno del 2018. Ha presieduto due governi molto diversi fra loro. Giuseppe Conte, un cittadino, un avvocato, un professore, che arriva all'improvviso alla guida del paese e poi si trova di fronte a uno dei momenti più difficili della nostra storia. Ho appuntamento con lui davanti al Colosseo nella notte di Roma. Ci faremo raccontare com'è andata e che cosa sta per succedere. Presidente. Dottoressa. Buonasera. Buonasera a lei, come sta? Bene, allora direi togliamoci la mascherina, manteniamo un po' di distanza e soprattutto ci siamo anche verificati, quindi insomma. Siamo anche all'aperto, un po' di distanza. Va benissimo. L'abbiamo strappata da Palazzo Chigi a quest'ora. Eh sì, stasera abbiamo fatto tardi, ho fatto aspettare? No, però guardi, si regali almeno una passeggiata in uno dei posti più belli del mondo. Stavo dicendo quello, abbiamo tante bellezze, uno se le dovrebbe godere ancora di più. Solo con quell'arco si farebbero la fortuna, no? In altri paesi. Costruirebbero una città intera attorno a quell'arco. Guardi che stupendo. Secondo me nella nostra passeggiata di cose meravigliose ne potremo vedere un po' questa sera. Le chiedo se iniziamo il nostro percorso. Conduce lei, io la seguo. Senta, ma ci porta all'inizio della storia? Quando lei era un ragazzino, in questo paesino che si chiama esattamente? È difficile da pronunciare, Volturara Appula. Ecco, lei era un ragazzino in questo paese e andava a scuola, andava al liceo. E di sé cosa pensava proiettandosi verso il futuro? Quali erano i suoi sogni da ragazzo? Ah, diciamo che variavano tanto. C'è stato un periodo in cui mi sognavo cardiochirurgo per accontentare la mamma. Ok. Che mi avrebbe visto volentieri medico. Poi invece crescendo, andando avanti, mi sono visto appassionato di filosofia, poi ingegnere. E poi verso la fine, quando mi stavo un po' dopo la maturità, c'è stata questa sterzata verso giurisprudenza. Qui non avrei mai pensato, anche se il papà ha laureato in giurisprudenza, segretario comunale, forse così qualcosa sullo sfondo c'era. Qualcosa mi avrà trasmesso. Ho fatto l'Università La Sapienza. Sì. E sono stato in appartamento con dei fuorisede, no? Dei classici, con degli altri compagni di studi universitari, abbiamo diviso un po' le spese in appartamento. Appena laureato c'è stato questo contatto con questa residenza universitaria Villa Nazareth. Uh-huh. E mi hanno chiesto se ero disponibile, ho fatto attività di volontariato, essendo loro una residenza universitaria che ospitava dei ragazzi, degli studenti, dei giovani universitari che erano lì. Presidente. Buonasera. Buonasera. Poi lei inizia la sua carriera professionale. Insomma, tutti i passaggi sono stati molto impegnativi. Poi anche come avvocato, ovviamente, partendo certo. Dal nulla. Quindi, diciamo, è stata una vita professionale appagante, molto impegnativa, ripeto, molto appagante. Senta, ma a un certo punto però lei inizia a pensare alla politica, si interessa ai politica, perché io ricordo il suo nome comparire nell'elenco dei tecnici o delle persone, potenziali ministri presentati dai 5 Stelle in quanto durante la campagna elettorale. Sì, ma come arriva a questo passaggio? Mi sono dichiarato disponibile quando mi è stato chiesto dal ministro Bonafede in particolare di essere disponibile come membro laico a far parte dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, e ci fu questo contatto. Poi quando ci fu la campagna elettorale loro chiesero ad alcune figure professionali la disponibilità, io mi dichiarai disponibile. Ecco, però Presidente, tra l'idea di volersi impegnare di più e trovarsi poi Presidente del Consiglio. Non avrei mai pensato. Ecco. Ma neppure da ragazzo. Ma quel giorno lì cosa è successo? Ero al mare, in spiaggia. Ricevo questa telefonata da Luigi Di Maio, il quale mi chiede la cortesia di raggiungere a Milano, mi voleva presentare Salvini. Quindi, insomma, lei non lo aveva mai conosciuto prima? Mai incontrato prima. E quindi è stata la prima volta, arrivo a Milano. E com'è stato quel primo incontro?
Guardi, arrivo a Milano, prendo una stanza in albergo, forse per deviare anche le attenzioni della stampa, vennero loro da me e ci ritrovavamo a parlare in questa stanza albergo, a prefigurare anche un po', discutendo anche su alcune prospettive concrete, alcuni temi. Fu una conversazione molto franca, molto aperta, ma senza nessuna certezza anche, diciamo. Si ipotizzava nella prospettiva che potessi essere io il Presidente del Consiglio incaricato. Primo Consiglio dei Ministri, lei entra e cosa pensa di dover dire? Beh, avevo già, diciamo, l'ordine del giorno davanti, però ricordo anche per tutti, un po' i ministri, c'è stata un'intensa emozione da parte di tutti, il senso di iniziare un'avventura anche importante per me stesso e per il Paese, una prospettiva di grande responsabilità. Allora, rimane nel passaggio tra i suoi due governi quel giorno in cui appunto Salvini, che è forse la prima persona con cui negozia dopo i 5 Stelle, diventa invece a quel punto la persona con la quale lei ancora, e forse l'unica con la quale lei ancora oggi di fatto invece ha difficoltà dopo quel giorno d'agosto in Senato. Guardi, in realtà quando lui venne anche a rappresentarmi la decisione di interrompere l'esperienza di governo, non c'è stato un diverbio, anzi, era il mio compleanno, gli offrì i pasticcini. Certo, gli rappresentai anche che in questo modo avviava il paese verso una strada un po' impervia, perché saremmo stati a ridosso, no? Con la competizione elettorale, la formazione di un nuovo governo, a quel punto lì rischiavamo veramente di non riuscire più ad approvare, si rischiava di non approvare più il bilancio, andare in esercizio provvisorio, c'erano clausole di salvaguardia molto cospicue sull'IVA. Però non riuscì a convincerlo. Ma più che convincerlo, perché compresi che comunque, insomma, un esponente politico di una forza che decide di interrompere non è che mi viene a parlare e deve essere o vuole essere convinto. Presidente, ci prendiamo una cosa magari, visto che notte fonda e lei ha lavorato. La ringrazio, volentieri. Come tutti noi tutto il giorno, vediamo, forse ci possiamo fermare. Buonasera. 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 Ecco qua, allora ci possiamo. Grazie. No. Eccoci. Allora, io prendo un caffè, grazie. A quest'ora? Sì. Se dovessi prendere un caffè a quest'ora rimarrei tutta la notte sveglio. Arriva il giorno dopo. Io prenderei un succo di frutta alla pera, grazie. Tra i due consigli dei ministri che lei si è trovato a presiedere, al di là delle differenze politiche che insomma capiamo tutti, tra i due governi, quali sono le differenze? Se c'è una differenza di clima? Ovviamente sono esperienze di governo completamente diverse. Certo. Adesso qui ci sono meno voci discordi, diciamo che nel precedente governo molto spesso venivano fuori dichiarazioni, eccetera, anche a livello internazionale, a livello europeo, che insomma obiettivamente creavano un po' un intralcio. Stavo ripensando a una cosa, lei mi ha raccontato della sua vita appunto dal paese della Puglia fino a Roma, eccetera, ma poi quando uno si trova di fronte alla cancelliera Merkel, che è una sorta appunto di monumento della politica europea, lei il primo giorno cosa le ha detto? No, c'è stata molta curiosità da parte della cancelliera Merkel, molta attenzione ovviamente, anche molto garbo devo dire, nei confronti del neofita, no? Perché io iniziai subito con il G7 in Canada. Dopo la fiducia in Parlamento partii, ricordo che quel viaggio lo passai in aereo, nonostante mi dicevano ma si riposi perché comunque arriverà, sarà faticoso, lo passai quasi tutto ovviamente a studiare i dossier per arrivare quanto più preparato. Anche con una certa dose di emozione? Ma non c'è dubbio, senz'altro c'era questa componente, era tutto nuovo. Ecco, siccome lei si è trovato poi di fatto a rappresentare due governi diversi, ha visto un atteggiamento diverso da parte dei leader internazionali tra un governo e l'altro? Beh sì, obiettivamente sì. Diciamo che, li ho accennavo prima, la prima esperienza di governo
anche alcuni esponenti, in particolare della Lega, facevano dichiarazioni un po' eccentriche che obiettivamente insomma davano il senso anche un po' di un filone anti-europeista che non ci faceva bene. Immaginare che ci fosse quel tipo di situazione e che invece 2 anni nemmeno dopo ci troviamo a discutere di 200 miliardi del recovery plan sembra una prospettiva completamente diversa. Beh, non c'è dubbio che con questa esperienza di governo c'è molta più diciamo capacità anche nostra di esprimere una forza propositiva in Europa e a livello internazionale. Senta, io cercando di leggere tutto quello che poi esce sul recovery plan, sapendo benissimo insomma che siamo ancora in una fase di elaborazione dei progetti, uno alterna i sentimenti, sa, quando si dice mixed feelings, perché dei giorni sembra di leggere dei grandi e solidi progetti e dei giorni uno teme che tutto finisca in rivoli. Se lei potesse... Lei però deve aspettare un attimo. Faccia prima completare il lavoro. Che immaginavo che lei non sta leggendo i progetti, questo. Sta leggendo delle anticipazioni che vengono, alcune non sono neppure corrispondenti, non sono fondate. Aspettiamo. Diciamo, se uno ha qualche legittimo timore, mettiamola così. Ma se lei dovesse dire 2 cose chiave, secondo lei, dice: visto che abbiamo questa opportunità storica, non voglio perdere queste 2 occasioni in termini di utilizzo e prospettiva, quali sono? Guardi, secondo me in Italia abbiamo un'occasione storica, di perseguire in modo assolutamente deciso l'innovazione digitale, la digitalizzazione dell'intero paese, la banda, la rete unica con la banda ultralarga. Ecco, quello è un pilastro fondamentale per afferrare il futuro con le nostre mani. Uno, innovazione. E poi... E l'altro, dobbiamo investire molto di più per rinnovare e potenziare l'offerta formativa. Non c'è dubbio, Presidente, mi sa che ci riavviamo perché non vogliamo poi farle fare davvero troppo tardi. A proposito di leader che si conoscono meglio, che tipo è Trump? Presidente Trump ha una schiettezza incredibile, quindi sia nelle simpatie che nelle antipatie. Quindi il fatto di avere questa immediatezza comunicativa lo rende anche molto particolare. È scattata subito una simpatia, una diretta comunicazione quando siamo visti in Canada al G7 per la prima volta. Però devo dire che se c'è qualche invece leader per cui non prova simpatia, ma per ragioni di sistema, diciamo, per quanto riguarda i rapporti dei paesi, anche lì si vede molto. La preoccupa questo clima che c'è quasi da guerra fredda tra Cina e Stati Uniti? Beh, una spirale competitiva quella tra Cina e Stati Uniti che ovviamente temo che si svilupperà ancora più anche in prospettiva. Una serie di cose le ha imparate sul campo. Penso alla pandemia. È stato molto difficile. Ci sono stati dei giorni in cui all'inizio, essendo il primo paese, eravamo gli untori dell'Occidente. Sì, era così che venivamo raccontati. E io ero preoccupatissimo perché immaginavo, se continua così, il danno d'immagine che l'Italia ne ricaverà, oltre che ovviamente i danni economici e sociali, sarà terribile. Sono stati momenti molto difficili. Senta, lei a un certo punto ha cercato di rassicurare gli italiani dicendo: non verranno persi i posti di lavoro, cercheremo di fare tutto quello che serve, e moltissimo è stato fatto. Però ci sono i dati dell'Istat che ci dicono che nonostante tutto le persone meno protette in qualche misura stanno rimanendo indietro. Noi abbiamo deciso di tutelare la salute, la vita dei cittadini, convinti anche che in questo modo avremmo potuto preservare meglio il tessuto produttivo. E quindi abbiamo fatto ricorda... gli sforzi, tutti gli sforzi possibili davvero per poter intervenire. Ovviamente ci sono delle persone che sono ancora adesso in forte sofferenza. In questi giorni che vediamo i dati che inesorabilmente sembrano crescere, a lei viene mai il timore di ritrovarsi a dover prendere una decisione di questo tipo? Guardi, siamo in una situazione diversa da quella della la fase iniziale, quella più acuta. È chiaro che
il contagio continua, ma io posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo, perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e poi abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentirà, laddove necessario, di intervenire in modo mirato e circoscritto. E quindi quando io dico che non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown, è perché lo dico non con spirito di incauto ottimismo. Quando gli analisti parlano del partito di Conte, o comunque insomma i suoi tifosi, le persone che sono proprio pro presidente Conte, lei come se le immagina? Sono giovani, vecchi, famiglie, di sinistra, di destra, di centro, che volto dà? No, guardi, girando anche incontro tante persone, non c'è differenza, non so, generazionale, di genere, uomini, donne. Diciamo, è chiaro che anche in virtù di questa pandemia si è creata per una parte della popolazione un vincolo fiduciario tra me e loro, ma ovviamente poi i sondaggi lasciano il tempo che trovano, potrebbe cambiare tutto. Però devo dire la verità, non c'è neppure il discorso da questo punto di vista. Sicuramente in un elettorato tradizionalmente collocato a sinistra, diciamo, più ampi sostenitori, ma delle volte mi capita anche delle persone che tradizionalmente mi dicono anche che hanno sempre votato a destra, che apprezzano, semmai non sono convinti delle mie idee, ma mi rispettano, mi apprezzano. Ecco, a proposito delle sue idee, lei si sente che con questa transizione, questo passaggio al governo Conte 2 si sia trovato in una condizione di maggiore vicinanza al proprio sentire, le proprie idee? Questa esperienza di governo è più consona alla mia sensibilità personale, alla mia formazione culturale. Mi trovo molto più a mio agio. Che poi è forse anche quello che le permette in qualche modo di rimettere in discussione anche alcuni dei passaggi o delle scelte fatte nella prima fase di governo. Per uscire dalle metafore, insomma, si parla di quota 100, di certi aspetti del reddito di cittadinanza. Guardi, quell'esperienza di governo, io dico, ha avuto comunque una funzione, perché chiaramente la popolazione italiana aveva espresso, gli elettori avevano espresso la voglia di cambiare. E quel governo che ha consentito, diciamo, a queste istanze di cambiamento di esprimersi. È chiaro che adesso stiamo realizzando un progetto politico molto più definito, molto più preciso, e quindi stiamo intervenendo su alcune questioni, risistemandole e cercando soprattutto di portare il Paese verso una ripresa che sia un miglioramento rispetto a quello che è stato in passato. Lei è scrutato dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, in ogni sua mossa. Come si sente in questo cambio drastico di esistenza? Beh, chiaramente non è affatto facile. Non è affatto facile perché non ero abituato e non lo sono ancora. Cioè, ci quindi... siamo visti persino gli articoli dei giornali sul fatto che lei portasse la pochette, la togliesse e la rimettesse. È così e obiettivamente anche la vita privata è molto sacrificata. Presidente, la ringraziamo moltissimo. Adesso cosa fa? È finita la giornata? Non mi dica che va a studiare altri dossier. No, questa sera finisco qui. Adesso torno agli affetti più cari. Anzi, io la ringrazio perché questa sera lei mi ha consentito di fare una passeggiata all'aperto. Insomma, una sera diversa anche per il Presidente del Consiglio. Grazie. È stato un gran piacere, grazie a lei. Arrivederci. Eccoci di nuovo in studio e dal Presidente Conte andremo davvero dall'altra parte del mondo per raccontarvi una storia, un dramma che non è mai finito. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità del TG1 e ci rivediamo qui a Sette Storie.